Insomma, è cominciata, insomma, non promette niente di buono. Vedo che Di Battista usa vecchie e nuove parole, picconatura non l'avevo mai sentita, congresso invece sì, l'avevo sentita. Il fatto di chiedere un congresso, boh, oggi ho visto che molti giornali aprono a tutta pagina rischio scissione dei 5 Stelle. Io ho intravisto per caso Di Battista qualche giorno fa a Roma, passeggiava in calzoncini corti e infradito, insomma mi sembrava, diciamo, più un turista che un politico. Il fatto che compaia, dica due cose così un po' urticanti rispetto, e venendo poi lui da lunghi viaggi all'estero, del tutto legittimi naturalmente, boh, mi sembra che lasci un po' il tempo che trova. Che Però trova. non dice una cosa Tanto che giusta, cioè se Conte deve diventare il leader politico dei 5 Stelle, come Sì, consigliato anche perché dai sondaggi, si iscriva e questa potrebbe essere, cioè se in ogni partito questa sarebbe una posizione legittima, no? Se no, parliamo ma di contendibilità delle leadership. del tutto legittima. Dovrebbe rimanere un po' più a lungo in Italia, forse, e ingaggiare una battaglia politica con Conte. Io non ne vedo molto le motivazioni, visto che appunto siamo su un crinale. Da una parte c'è la voragine, l'abisso del dopo crisi, oppure della crisi definitiva di questo paese, e dall'altra c'è, diciamo, questo filo d'Arianna che conduce, che conduce verso Bruxelles, verso il finanziamento, verso i progetti, verso lo smantellamento di questo stato iperburocratico e quant'altro, e mettersi a fare una contesa politica in questo momento non mi sembra la scelta più lungimirante, diciamo. Chiara Geloni, ma non c'è un problema?